No, signorina Francesca, sono passate più di 2 settimane. È finito il periodo di lutto stretto? No, per me è un fatto triste, tragico, straziante ed è accaduto a me. Ad un sacco di persone va male il primo appuntamento. Vada a cambiarsi, su lei il lutto è orrendo. No, anzi, io mi devo vestire di nero perché ingrasserò, vedrà. Mangio tanto, mancanza d'amore. E mi consolo così. Non c'è nulla di più patetico di una donna che si abboffa per la frustrazione di non avere un uomo. Ce l'abbiamo un altro po' di quella salsetta da barbecue? Guardi che è proprio uno schianto. Dio mio, Francesca, si mette quello straccetto sgargiante per uscire col più vecchio amico di Richard Porter. Ah, io non lo porterei neanche morta. Dovrebbe essere morta da 6 mesi per infilarselo. Bene, questo potrebbe essere l'uomo dei miei sogni. Potrebbe essere affascinante, potrebbe essere sexy. Grazie. Cavolo, potrebbe essere mio nonno. Molto lieto, sono Teodoro Simmons. Quando ho detto il più vecchio amico di Porter, non scherzavo. Ma puoi chiamarmi Teo. Teo, io sono Francesca. Ciao, spero che tu non sia delusa. Io almeno non lo sono. E non vuoi accomodarti? Mettiti seduto. Non sapevo decidermi tra i fiori e i cioccolatini. Oh, beh, ecco, sai, questo è il solito vecchio dilemma. No, antico, antico. Francesca, sei una creatura stupenda, incantevole. Oh, beh. Non partire al galoppo, cuore. Oh. Teo, smettila. Oh. Oh, non cadere. Ciao, Francesca. Ciao, Bob. Sei stupenda. Grazie, oh, Bob. Non si parcheggia lì, è vietato. Ma io sono un medico, io parcheggio dovunque. Anche davanti alle chiese o peggio ai negozi sulla quinta strada? Anche davanti agli idranti o alla Casa Bianca. Oh. La spugna, signore, vuole gettarla sul ring? Signor Sheffield, vorrei presentarle Bob. Lieto. Bob, questo è il signor Sheffield. Piacere. Ho notato la sua bella macchina sportiva, ma per curiosità, perché non l'ha presa col tettuccio apribile? Perché ce l'ha mio padre e fa un po' mezza età. Oh, non c'è proprio niente per darmi una salvata qua. È ora di andare. Ti piace la ragosta? A te piacciono le zie molto grasse e un po' rompiscatole? Io direi che sembra un bravo ragazzo. Gradevole, bello, spiritoso. Oh, ma lei è quello stupendo tettuccio apribile. Può darmi un'ora per andare dal medico a curarmi questo mio autolesionismo? Ferma, buona. Fai sentire? Bene, le ghiandole non sono ingrossate. Stai benone. Oh, pensa, aragosta, dancing e alla fine anche un check-up. La prossima volta che ti vedo mi porti dei camici di carta da medico usa e getta, ottimi per colorare le uova a Pasqua. Ma lo sai che mi sembra quasi un sogno. Sento di poterti dire ogni cosa. Come a una... Non come una sorella o un'amica. Stavo scherzando. Io detesto quelle donne che vogliono subito andare al sodo. Ci sono armadi a muro qui dentro? Sì. E forse... un giorno vorrai dei figli. Certo. Tua madre è viva? No. Sono tua. Stavolta ci ho azzeccato. Quest'uomo è il massimo. Se lo sposassi sarei più o meno come Alexis in Dynasty. Voglio dimenticare Maxwell Sheffield e voglio divertirmi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bello. Max, ciao. Max, calmati, Max. Sta calmo. Max. Bravo, cagnetto. Max ci mette un po' ad affezionarsi. Sì, conosco la razza. Vieni, entra, mettiti comoda. Grazie. Io intanto do un'occhiata al forno. Grazie, va bene, stupendo. Tutta questa storia mi sembra così assurda.
No, bisogna che trovi una scusa. Devo andarmene di qui. Faccio una lasagna che è una bomba. Ma non vorrei essere maleducata. Allora, Maxwell. Vuoi del vino rosso o del bianco? Succo di ribes. Come ho fatto a saperlo? Ecco qua. Grazie. Allora, sai, Francesca, prima che tu arrivassi, ho fatto il tuo oroscopo. E i tuoi pianeti sono molto bene allineati. Beh, veramente, ecco, una luna è un po' più in basso di quell'altra. Ho preso un po' dalla mia famiglia. Sei molto carina quando ridi. Guarda, non darmi troppa di questa roba, sennò rido tutta la notte. Allora, vuoi che ti venga a dare una mano in cucina? No, no. Penso io alla cena. Tu devi rilassarti e non fare niente. Oh, va bene. Ok, Maxwell, te ne puoi andare. In tre non c'entriamo su questo divano. Coraggio, andiamo, muoviti. Maxwell, ti va di sposarmi? E come ti sbagli? Francesca, ti posso dire che sei una favola. Mike, grazie, ma questa sera me l'hai già detto almeno 7 volte, le ho contate. Vero, ma io sono superstizioso e se non lo ripeto 7 volte porta male. C'è qualcos'altro che devi fare 7 volte per sera, altrimenti porta male? No. Male. Guarda, io alle superstizioni ci credo poco, specie a quella di prendere al volo il mazzo di fiori della sposa. Pensa, posso non comprare putpurri per almeno 20 anni. Vedi, noi sportivi alla fortuna ci crediamo, seguiamo dei rituali. Sì? Se abbiamo una serie di vittorie, non ci cambiamo la biancheria. Se credi alla fortuna anche in amore, cambia rituale. Sai, mi pare troppo bello che tu non sia già sposata. Finora non mi è parso affatto bello. Avevo perfino rinunciato agli uomini perché non speravo più di trovarne uno dolce, bello e simpatico, ma normale come sembri tu. No, guarda, devono essere dispari. Ma quante ne sai? Ho i complimenti della casa, signor Lavoro. Ma che bei frutti di mare! No, 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 non possiamo mangiarli. Guarda, i gamberi sono dispari. No, ehi, aspetta un attimo, sta a vedere. Sono 12. Oh, no, 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 no! Scusami. Scusa, Francesca, ma ho dovuto farlo. Ma guarda, lo so, hai fatto bene. È perfettamente comprensibile. Lo credo. Il 13 porta sempre sfortuna. Specie a quella signora che adesso ha un gambero nella scolatura. Prende qualcosa mentre aspetta. Oh no, scusi, sono piena. Ah, ma c'è l'obbligo di consumare. Allora va bene, mi porti un Monte McKinley. Non è obbligata, non c'è tanta gente. Oh, non fa niente, non voglio che poi passi un guaio. No, dico davvero. Rispetti le regole. E non lesini sui canditi. Mi scusi, c'è un signore qui per lei e chiede che lei chiuda gli occhi per un attimo. Oh, d'accordo. Ci siamo rasati a fondo, sento. Buon San Valentino. Oh, Tommy! Oh, ma quanto sei dolce! Ma scusa, caro, ma sto aspettando il signor Sheffield che non verrà perché sei tu lo spasimante segreto. Oh, caro, sono... sì, molto lusingata. Ma tu hai soltanto 14 anni. Io sono 6 anni più grande.